Creativo laboratorio per i ragazzi del Nevegal Camp con Fabio Vettori, oggi al ristorante La Casera. L'idea parte da una mattina, primi giorni di Covid, dopo la riapertura di tutto quanto, piazzale nostro completamente pieno. Abbiamo detto, ma perché siamo un formicaio, perché non fare qualcosa tutti quanti insieme, noi operatori Nevegal, nell'anno forse più difficile, tutte le vicissitudini che ci sono state quest'anno. E da qui abbiamo deciso di fare questa tovaglietta, abbiamo avuto un grande successo e per questo abbiamo deciso di chiamare Fabio, persona splendida, che è venuto, ci ha fatto una giornata con dei ragazzi. Per Fabio Vettori, il papà delle formiche, non è la prima esperienza. Sono quasi più di 10 anni che nascono così a Moina, dove ho il negozio, ma poi itineranti anche in giro, nelle scuole, vado da varie parti, anche qua l'estate è bello farlo anche così all'aperto, dove io spiego un attimino ai bambini un pochino come sono nate le mie formiche, li faccio vedere come disegno le formiche e infine li faccio lavorare loro. Gli diamo un kit che comprende una matita, delle scatole di matite colorate, una cartella dove loro devono riempire di disegni. Siccome noi tutti i nostri figli vogliamo che diventino ingegneri, calciatori, ballerine, roba del genere, mi sono visto che molti bambini piace ancora disegnare a livello di elementari e medie, per cui noi diamo questo stimolo così e questa anche gratificazione di dire che stanno facendo un buon lavoro. Alla iniziativa ha aderito un centro estivo. Noi siamo il Nevegal Camp, siamo attivi da 5 anni e siamo un centro sportivo che si svolge appunto in Nevegal, coinvolge bambini di Belluno e dei comuni limitrofi. E la nostra attività è varia, abbiamo sia gonfiabili che gommoni. E cerchiamo di fare un'attività diversa ogni settimana che comprende gite oppure laboratori formativi come questo oggi alla Casera con Fabio Vettori. Sono molti i ragazzi che seguono le attività. Lavoriamo con circa 50-60 bambini a settimana, sempre alcuni fanno tutta l'estate, alcuni sono nuovi, fanno solo una settimana. E quest'anno anche penso per il problema Covid tanti genitori lavorano anche agosto e quest'anno per la prima volta lavoreremo con numeri molto alti anche ad agosto e i bambini hanno dai 4 agli 11-12 anni.